Analizziamo adesso i risultati della ricerca. L'ordinamento è per rilevanza. I documenti più pertinenti quindi saranno all'inizio. Eventualmente possiamo scegliere l'ordinamento dal più recente, cliccando su Relevance e scegliendo Date Newest. Per ogni articolo vengono indicati innanzitutto i riferimenti bibliografici. Prendiamo ad esempio il secondo articolo. OCD, OCPD, eccetera, questo è il titolo. Questo articolo viene dalla rivista Psychoanalytic Inquiry. L'anno è il 2001, volume 21, fascicolo 2, che è il numero tra parentesi, e infine l'indicazione della pagina, pagina 183. Sotto c'è il link al full text, HTML full text. Clicchiamolo. Possiamo leggere il full text oppure possiamo anche ascoltarlo cliccando sul bottone Listen, oppure ancora possiamo scegliere di utilizzare il traduttore. Scegliamo la lingua, è inglese-italiano, e clicchiamo su Translate. Non sarà una traduzione perfetta, ma se non conosciamo completamente la lingua, sarà comunque un aiuto. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, visitate il sito della biblioteca. A presto!